Amici lodatori del sole, benvenuti in questa nuova puntata sulla rubrica Happy Gamer ed io come sempre sono il vostro felice, anche se sapete che non sono per nulla felice perché ormai compiango la morte della mia defunta serie su Naruto Ultimate Ninja Storm 3 edizione Full Burst. Trovate una, diciamo, spiegazione nei commenti dell'ultima parte che ho girato, cioè la parte numero 8, andatela a cercare sul canale per ulteriori info. Ma scusate, bando alle ciance, oggi siamo su State of Decay, ultimo DLC, ovvero Lifeline, che non ho ancora provato e a State of Decay, gioco originale, avrò giocato un paio d'ore, una o due, quindi non ho una grande conoscenza di questo gioco, ma sono sicuro che sarà un'avventura divertente. Inizio a cliccare su avvia partita perché avevo fatto una prova di registrazione prima e il caricamento è durato qualcosa di infinito, infinito. No, stavolta no, perfetto. E quindi niente, vediamo un po' che succede. Siamo già buttati qua nell'azione, già uccidi tutti qua subito, immediatamente. Spariamo a tutti. Oddio, ma con che morte? Premi Y per ricaricare. Va bene. Zombie buggatissimi. Devo dire che come gioco in sé è più comodo col gamepad, però in queste parti dove devo mirare potrei zompare al mouse, You vedete? realize these were people, right? Emphasis on word. Sì. Greyhound 1 to Doghouse. We're still here. Ma io Tried una to abandon our volta vehicle. avevo lasciato i sottotitoli, non tanto perché io non capisca cosa dicono, ma perché, insomma, non mi sembra il caso, magari il volume è un po' basso, non sentite. Impostazioni audio, sottotitoli, sì. Va bene. Ok, andiamo di qua. Oddio, entro nel corpo di qui, nella testa del tizio che ho davanti, va bene. Come arma cosa abbiamo? Questo è cos'è? Un bastone antisommossa. Ci sono 9 eventi nel tuo diario. Allora, arrivo a Danforth. Ci siamo imbattuti in un grosso sbarramento sulla strada per Danforth, oltre al quale ci sono centinaia di zombie. Siamo sopravvissuti al primo scontro, ma abbiamo molta strada da fare prima di poter riposare. Senza contare che dovremmo anche cercare il VIP che il colonnello Peel, ci ha ordinato di. Che a esfiltrare? Sì, va bene. Allora, qua c'è una macchina. È qua che dobbiamo andare, ok. È per salire o scendere dall'auto. Ok. Tutti sopra! Con che voglia di vivere. Vabbè, si guiderà come si guidano. Dead ahead. Grazie. How you doing, Oddio, Philo? devo farlo! I didn't Devo think you'd find me farlo! anywhere. Oh mio Dio! Americans? Ok. Il gioco mi ha I già think we conquistato. Da fancied che their parte devo passports when andare? they joined the living dead. It's not like they were Boh, recruiting, facciamo che ne Vince. andiamo di They qua. fucking So, è più died. So keep figo. that trash talking bullshit up your ass where it belongs. Sì. Somebody's Proprio got something comandi up che. his Sì, ass. ok, abbiamo preso Private la Vincent, do you direzione think the giusta, end of the world perfetto. needs wise asses or Oh, soldiers? Soldiers, fermo. man. Well, if you see Come one, passiamo let di me know. qua? Ci passiamo? Nuova funzionalità. Premi mentre ti trovi sul retro di un veicolo per. Bene ragazzi, se vi state chiedendo come si fa quando ti trovi su un veicolo, sul retro di un veicolo per, la soluzione è quella. Ecco, là vedo un sacco di gente, cerchiamo di accattarla sotto. Botta di. Mamma mia, che violenza. Non è esattamente che dobbiamo andare, oddio, qua. Oh mio Dio, vai, salta, pli. Oh mio Dio, cos'è successo? Cioè, è scesa giù dalla macchina come un manichino. E notate la macchina, cioè proprio. Ciao, sono la tua macchina e sono qui. Vabbè, a sto punto andiamo a piedi. E This is DLZ. di che colore I abbiamo think you all esattamente i know capelli? sense. Verdi? Sono per mimetizzarsi anche i capelli? I zombie stanno invadendo la tua zona di atterraggio. Va bene, dammi un attimo che arrivo. Arrivo, zona d'atterraggio. E questa si spompa se la faccio correre troppo. Corri! No! Devo salvare il tizio! Tutti sono andati. Questo è un mio so. È un mio sosia questo! È uguale a me! Il tuo personaggio attuale è molto stanco. Riposati. Oh, qua c'è qualcosa. Perché qua dentro c'è qualcosa. È una porta finta, va bene.
Oh. Bam! Perfetto. È stato impegnativo, non è vero. Schermo nero? Ehi, ok, grazie. Beh, noto che è poco buggato sto gioco, This whole mission is assed up. We dug in here like they said, but these bastards got in here anyway. Stava dicendo che è successo le peggio cose. Come corrono? Cassie ti ha tenuto duro. Più discrezione operativa per Cassie, ti va bene. Roger, you have our position. Tell the bird to land inside the fence and get the doctor on board. E a quanto pare cercano di essere, di farsi venire a prendere. Raggiungi il luogo dello schianto. Ah, non è una buona cosa. Ah, vediamo un attimo. Ah, qui abbiamo una base militare che ci funge, diciamo, un po' da rifugio. Mentre, dove dobbiamo andare? Ah, ok, è qua. Quindi dobbiamo farci... Questa cos'è? Tipo raccordo anulare, sta cosa. Dobbiamo farci tutta sta zona e scendere qua. Va bene, cerchiamoci una machine. Una bella macchina. Una bella car. Se non chiedo troppo. Mi avete chiuso dentro. Ma ce n'è una. È pure fatta camion. Ma sta fanfara qua tipo messicana. Piripiripi. La sentite? È bellissima. Allora, passiamo qui tra zombie e bug. E dobbiamo per forza fare. Sì, no, altre vie traverse non ce n'è. Quindi torniamo qua sulla zombie strada, sperando che non ci siano altre cose che ci fanno ribaltare buggati. Ecco, quella macchina là era OP, però è più bello qua col camioncino con la gente dietro. Dobbiamo già uscire qua? Sì, dobbiamo già uscire qua. Ok, ricordate anche voi, andate a fare benzina da Bronto Gas, dove i vostri rifiuti tossici diventeranno carburanti fossili. So cosa ho detto, ma va bene. Sì, qua una volta era un elicottero sta roba. Oddio, ci sono zombie buggati, andiamo a ucciderla. Proteggi il luogo dello schianto. Ma se venite a darmi una mano non mi cosa fa? È bellissimo. Oddio il panzone. No, lascia stare il mio amico. E colpisce l'altro. Buggatissimo. Come se non ci fosse stato mai un domani. Bug, take me out. Vabbè. Cosa sei, Rambo? Non so se questi bug sono più divertenti che altro. Stanca, spompata. Mangia uno snack. Va bene, me mangio uno snack. Ah, eccolo qua. Mangia uno snack. Bravo, perfetto. Cos'è che mi indica qua di pericolo? Ecco cosa mi indica. Yeah! Anche te! Ti ammassati proprio. Peggio di Dead Island. Ma almeno Dead Island non era particolarmente buggato, nonostante io lo disprezzi come gioco, ma è un parere personale. Io di funny events vedo ben poco qua. Confirmed, sir. No one here matches the ID. Alive or dead. Una faccia espressiva come peggio di Uma Thurman quando ti dice dello Schweppes. Cerchiamo il dottor Corno. Allora, il dottor Corno forse è la chiave per risolvere questa crisi. Il dottor Corno dicono che forse è da questa parte. Andiamo a vedere. Se volessi entrare così. Va bene. Una bara. Attenzione. Attenzione. Voglio entrare nel... Non posso, va bene. Gioco di merda, non posso entrare nelle bare. Ah, fan schifo ste bare. Qua posso ruzzolare qualcosa, sì. Se faccio così, ruzzola più veloce, però fa casino. Allora, dei proiettili. Sono quelli che usiamo noi solitamente. Avete dato tutto il mondo, tutta la famiglia delle munizioni. Ah, dei fucili. Revolver, direi che non vale la pena se con un colpo. Beh, non so se avete sentito anche voi il rumore, ma... Luminosità portami via le corna.
Ok, probabilmente il dottore è in uno di sti punti qua di domanda. Tipo uno è qua. E questa è finta. Ma c'è una porta. Anybody home? You must be Dr. Thomas Horn. Oddio, sembrava uno zombie, stavo per spaccargli la testa. Roger, reloading up the asset now. Ah, a quanto pare posso parlare? Ok, porta il dottor Horn alla zona d'atterraggio. Quindi dobbiamo tornare indietro. Mi segui, dottor Corno? Va bene. So, come minimo qua si alzano tutti. Lo so che vi volete alzare, alzatevi. Ma è vero, meglio, andiamocene prima che cambi un'idea. Zona di atterraggio però è indietro, quindi dobbiamo... Questo che passa attraverso... Scusa, me l'hai educato, stavo uscendo... Benvenuti a tutti in questa edizione di I bug più belli del 2014. Tutti sul camion... qua. Tutti qua. Questa è più figa. È un carro funebre dell'esercito. Se ce la fai, con calma. Oddio, la telecamera che non si gira. Ok. Via verso un magico mondo, non è vero. Sprang Van Rental. Oddio. Sì, vogliamo vedere il mondo. Quello è ancora lì. Ok, è esploso. Giù a una velocità sconsiderata, frena. Perché ho suonato, proprio per allertare piano. Con calma, non c'è fretta. Puoi andare anche in retro se vuoi, Va bene, abbiamo capito che la retro è un po' arbitraria. Cartello statale non serve. Ma fermati qua. Dottore, quando vuole. Amici, siamo tornati! Saluta Steve Pack. Ciao Steve Pacco. Dove ti devo portare esattamente? Qua. Venga, doctor. Sotto il gazebo. Venga. Perfetto. Ok, le sue ricerche sono la loro speranza, insomma. Ah, è stato morso. Ehi. Cosa fai con quella pistola? No! Ma no, ma... Pezzi di... So I guess we call off the medevac. Pezzi di... Per terra. Obiettivo attuale, salva risorse preziose. We have a lot of dead soldiers here, sir. We're now securing all weapons we can find. Ah, ok, dobbiamo cercare risorse, armi. Sir, what's the plan now? Sosia. Sir, this entire area is exposed to the enemy. Our ammo won't last forever. Ok, ho capito, dobbiamo cercare le munizioni. Vediamo un po'. Allora, qua non c'è nulla. Aspetta che tengo d'occhio lo timer, così so anche per regolarmi. Ok. Invitali ad accompagnarti, va bene, dai. Corre anche in modo buggato. A cercare munizioni in questo luogo pericolosissimo mi accompagnerà... Ta-na-na-na-na. A chi darà la rosa di uomini e donne su State of Decay? A quale macho? A lei, perché sono lesbica. No, a lei. Vieni con me, guardami. Andiamo. Allora. Qua non sembra faccia di munizioni. Ah, premi per cercare provviste. Qua? Posso cercare... Oh, qua. Allora. Andiamo un po'. Quelle che ci servono a noi principalmente. Ok, sono queste qua. Non è vero, queste... Non posso farlo right now. Ma perché non me le accumula? Forse perché è il massimo? Ah no, perché sono un po' più diverse. Allora, quindi quelle che ci servono sono le 7.62, le 9. Ah, 7.62 no, quindi probabilmente 30 è il massimo. 7.62. Sì, 30 è il massimo.
can't do that right now. Quindi facciamo così. Quelle da 9 ne abbiamo già al massimo. E oddio, questa che abbiamo adesso, vabbè, abbiamo il manganello. Questa pistola che, boh, non capisco esattamente. Ci prendiamo... Se un'altra arma diventerebbe troppo pesante. Però magari sostituiamo il manganello con l'accetta. Che ne dite? Potrebbe essere... No, teniamo così. Mi sembra abbastanza equilibrata la cosa. Vediamo se ci sono altre cose qua di utili. Tubazzo. Mi è molto utile la compagna che mi sono portato dietro, sta svolgendo un ruolo egregio, direi. Cos'è? Aiuta Kilo. Neanche me la fai leggere. Innanzitutto chi è Kilo? Che è questo? La missione. Aiuta Kilo a trasportare alcuni rifornimenti alla base. Va bene. Kilo? Questo chi è? Questo è Steve Pacco. Questo è Vince. Questa è la tizia. E Kilo dov'è? Kilo! Allora, Kilo. Dovrebbe essere... Con che forza? Dovrebbe essere qua, Kilo? Non è vero, non è qua. Certo, Kilo, però, che se non te fai trovare... Non è che mi segni, magari... qua c'è qualcosa. Ah, ma Kilo è lì. Quindi Kilo dobbiamo andarlo a prendere. Allora, segniamo la missione, ragazzi. La segniamo sulla mappa. Qua. Perfetto. E andiamo a prendere Kilo. E andiamo, tizio. Dai, vieni tu con me. Siamo solo in due, quindi magari possiamo prendere anche una macchina normale. Cioè, una cosa decente. Tipo... Oddio, decente. Quando ho detto decente... Laggiù. Non si sa com'è finito lì. Freno! Forza di gravità non esiste. Ecco. Questa è una macchina decente. Siamo pronti a fare... A fare... Oddio, come si chiama? Oddio, non rimane... Ecco. Sono già in... Retromarcia che non funziona. Ok. Le truppe che abbiamo trovato hanno bisogno di me. Un attimo. Fatemi andare qua. Oddio, qua non si può passare. Oddio. È incontrollabile. Avete presente, ragazzi, le macchine su Garry's Mod? Io e il signor Bro abbiamo presente. Guardate, non gira. Non gira. Non sterza. Questa è gialla. Compagna gialla. Ed è un po' lontano, Kilo, eh. Eri lontano molti, molti... Oh. Qua, vedo sulla mappa uno con le mani alzate. Così. Fa le capriole. Salve, Kilo. Questo è Ryan. Jeff Hook. Ah, questa è gente a casa. Allora, unisciti a noi, forse ne usciremo tutti vivi. Vieni, pure te. Te no. Ok. Può portarti a casa. Ti porto a casa. Ok, casa penso è intesa qua. Sì, infatti. Va bene, tutti a casa allora. Ci state qua tutti su Tokyo Drift qua. Ehi. No, ok. In effetti non ha quattro posti. Sì, ce li ha, ma sono tarocchi. Quindi datemi una macchina. Là c'è il furgoncino della morte certa. Vai, zompa verso il furgoncino della morte certa, Plox. Qua ci state, eh. Se non state qua siete degli antilodatori del suo. Sì, puoi salire anche te quando vuoi, eh. Con calma. Appena il bug si sbroglia. Ce la puoi fare. È una portiera. Bravo, eh. Hai ottenuto la licenza elementare. Retro che va quando vuole. Tutti a casa! Piacerebbe giocarlo, non so se c'è una cooperativa in questo gioco, devo chiedere al signor... Oh, tutti sotto! Bellissimo. Vale la pena solo per questo. Drift all'ultimo secondo, eh! Oddio, Quello tranquillo lì, guardate.
Io vado contro gli zombie. Quello non fa una piega. Qua devo scendere perché la calma. Che di là non si passa. Oh. Ok. E ora magicamente giù. Lag passeggero. Ok. Parcheggiamo. Questo è il mio parcheggio. Sbattuto proprio contro il muro alla portiera. Sfondo la porta con veemenza. Venite a casa. Venite due bocche in più da sfamare. Perfetto, abbiamo aggiunto un nuovo nome alla rosa. Jeff. E Ryan. Jeff e Ryan. Ok. Potrebbe aiutarci con il lavoro del marito. Timer provvidenziale, che abbiamo appena finito la missione. E qua. Qua c'è sempre Kilo. E qua c'è intercetto orda di zombie, che sinceramente ne faccio a meno. Bene, direi che per questo primo episodio, non so ancora quanti ne farò, un paio, non lo so. Direi che può essere tutto qua insieme alla nostra sosia gemella siamese compagna lesbica. È tutto, spero che vi abbia divertito. Il gioco non è che sia un granché, cioè, è divertente più che altro per sfracellare gli zombie in mezzo ai bug, cioè bug assurdi. Però il gioco, come vedete, in sé non è che sia bellissimo come era Naruto. Naruto sì che era un bel gioco. Basta con la tristezza. E niente, qui da Felice per la rubrica Happy Gamer su State of Decay Lifeline è tutto. Commentate come sempre numerosi. Se avete idee, cos'era quel rumore per qualche nuova serie, fatemela sapere nei commenti. E un minuto di silenzio, no è troppo, tre secondi di silenzio per la defunta serie di Naruto. E niente, ricordatevi di lodare il sole. Qua non c'è il sole, è tutto nuvoloso, non c'è il sole. Vabbè, che triste, gioco triste proprio, ciao a tutti.